Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi il via alla rubrica I vostri coltelli. Per quale motivo? Perché prima di tutto la passione è condivisione, ragazzi. Condividiamo i nostri coltelli, cresciamo tutti, facciamo vedere ragazzi davvero tanti coltelli. Come ho detto nella spiegazione scritta, ragazzi, una sola regola, davvero. Qui si dà in questa pagina la stessa dignità al coltello da 3 euro, ragazzi, preso da Gigino, un pescivendolo, che ha il coltello da collezione da 1000 euro. Tutti i coltelli. Qui si raccontano storie di coltelli, ragazzi, storie di coltelli. Visto che è il primo video, adesso sentiamo l'amico Vittorio che si è prestato oggi, ragazzi, nella bottega di un famosissimo artigiano che vedrete presto, ragazzi. Abbiamo già fatto il video, quindi lo vedrete presto. Siamo qui da qua, nella bottega di questo artigiano con Vittorio che adesso vi saluta e presenta i suoi coltelli. Ho il piacere, grazie a Floriano, di essere il primo a intraprendere questa nuova esperienza. Non sono una persona particolarmente idonea a far video, però Non preoccuparti, mi di piace. fianco a me vengono tutti bellissimi, ragazzi. Bellissimi, tutti fotomodelli. Ragazzi, andiamo a vedere i coltelli di Vittorio. Ciao ragazzi, ma soprattutto ragazze, amici del parchetto del Tagliagole. Sono onorato di essere il primo a recensire alcuni dei miei pezzi da collezione. Grazie a Floriano. Partiamo subito con un Falkniven, un modello S1 Pro, con un fodero in kydex artigianale realizzato da Yuri Kuman, un mio carissimo amico. Il coltello lo conoscete tutti. È il modello di punta. Con dimensione intermedia di Falkniven, uno spessore di 6 mm, acciaio laminato COS, quindi il top in questo momento dei laminati giapponesi. Uno dei miei preferiti da portare in giro durante le escursioni per via della compattezza, delle dimensioni abbastanza contenute, ma comunque un coltello estremamente robusto. La realizzazione del fodero l'ho richiesta appositamente perché, come sottolinea Floriano sempre nei suoi video, il trasporto, il porto di un coltello anche all'aria aperta in condizioni dove dovrebbe essere consentito, in questa formulazione permette di poterlo inserire tranquillamente all'interno del jeans, della tuta, internamente al pantalone per non farlo notare troppo. È comunque di agevole estrazione sia nella sua interezza che ovviamente nella parte di utility del coltello vero e proprio. Passiamo poi a un modello invece americano in acciaio laminato giapponese che è il Trailmaster in Sammai. Questa è ancora una produzione made in Japan. L'ho acquistato forse 4-5 anni fa. Ovviamente coltello da collezione mai utilizzato. Uno dei miei preferiti, un best-seller secondo me di Cold Steel da parecchio tempo, uno spessore di 8 mm, un coltellino da bosco come si potrebbe dire, un prodotto secondo me eccezionale in fatto di robustezza e qualità dei materiali. Tra l'altro penso che non sia più neanche in commercio in versione made in Japan, perché ormai dovrebbe essere stata spostata tutta Taiwan la produzione. Per ultimo, ma non ultimo, un coltello che ho acquistato l'anno scorso, che secondo me nella produzione industriale per la sua tipologia è uno dei migliori, anche questo lo conoscerete già sul mercato da un po' di tempo, il TRC Apocalypse, un coltello in acciaio Helmax, generoso spessore, una punta molto molto particolare, rastremata per poter consentire il buttoning. Un coltello dalla linea molto filante, molto penetrante, una realizzazione industriale impeccabile perché è veramente rifinito benissimo e ha delle caratteristiche di durezza e di taglio veramente eccellenti. Vedete il cerotto? Non mi sono tagliato col coltello, ovviamente. Penso che sia una delle produzioni industriali più interessanti del 2019-2020. Ragazzi, tanta tanta roba, veramente dei coltelli davvero
importanti, ragazzi, questi di Vittorio, che tra l'altro mi sono piaciuti veramente tantissimo, ragazzi. L'Apocalypse, tra l'altro, piccola chicchina, Vittorio, che non so se conosci, il nome Apocalypse da cosa deriva? No, non lo so. Deriva da una piccola isola, praticamente, è proprio la storia che racconta la casa madre, nel Golfo del Bengala, in cui quest'isola che si chiama North Sentinel Island. Poi il mio inglese non lo sentite, ragazzi, però si legge più o meno così. Ragazzi, in questa piccola isola ci sono degli abitanti, degli indigeni dell'isola, che sono veramente incazzatissimi, ragazzi, e non vogliono assolutamente che altre persone esterne all'isola arrivino sull'isola e difendono la loro isola con tutti i mezzi. Lo stesso Cristoforo Colombo aveva parlato di questa popolazione indigena come davvero dei cattivissimi cattivoni, ragazzi. Quindi il nome Apocalypse deriva da quest'isola, diciamo, perché vi permette con questo coltellone di difendere i vostri territori, ragazzi, la vostra casa, in caso di apocalisse. Volevo raccontarvela perché è una storia che mi è piaciuta, mi è piaciuta. Per il resto, gli altri ragazzi, coltelli veramente bellissimi. Complimenti, Vittorio, complimenti. Grazie. Costil, te lo ruberò di nascosto quando non guardi adesso prima di andare via. Ragazzi, due note sui video. Allora, il video sempre orizzontale, ragazzi, minimo 720 di risoluzione, ma ormai pure la telecamera di zio Peppuccio fa i video tranquillamente ad alta. Quindi, ragazzi, fate il video e poi me lo mandate su WeTransfer. Andate su internet, aprite WeTransfer senza scaricarlo sul telefono. Vi chiederà la mia mail, che ve la do, ovviamente poi la mettete nel destinatario, mettete la vostra mail, caricate il file e fate invio. È praticamente un tramite che permette di inviare dei file ad alta risoluzione, perché se me li inviate con WhatsApp o peggio ancora con Messenger, si abbassa la risoluzione ed è un peccato, ragazzi, perché sono dei video che mi stanno arrivando veramente, veramente belli, ragazzi. Vittorio, fai un saluto ai ragazzi prima che ti rubo il costume. Beh, Vai. ancora grazie dell'occasione, saluto tutti gli amici del parchetto del Tagliagole e alla prossima. Ragazzi, da Vittorio, da questa nuova rubrica che mi sta gasando tantissimo per i video che mi state mandando dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!